Luca Onestini doveva lasciare Soleil in diretta. La rivelazione. Soleil Sorge e Luca Onestini erano d'accordo? La confessione. L'ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini è tra i concorrenti della seconda edizione del reality condotto da Ilaria Blasi, Grande Fratello VIP, e ieri sera ha tenuto incollati alla televisione numerosi telespettatori per vedere i risvolti della sua relazione con la corteggiatrice Soleil Sorge. Soleil non si è presentata in trasmissione, ma al suo posto è arrivato il fratello di Luca, Gianmarco, che ha aggiornato il fratello sui comportamenti che sta tenendo la sua fidanzata mentre lui si trova all'interno della casa più spiata d'Italia. Tuttavia, a insinuare il dubbio che Luca non fosse all'oscuro della situazione e che i due si fossero messi d'accordo per porre fine alla relazione è stata, come riportato dal sito BitKif, la sorella minore di Belén Rodríguez, Cecilia, durante uno stacco pubblicitario. Mi avevano detto che Luca avrebbe dovuto lasciare Soleil in diretta, invece han fatto il contrario. Sembra che siano state le parole della piccola Rodríguez, che sapeva già anche di altri antefatti della storia tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Luca e Soleil, il dubbio di Cecilia Rodríguez al Grande Fratello VIP. Luca Onestini ieri sera si è mostrato al pubblico piuttosto addolorato dalle parole che gli sono state dette dal fratello Gianmarco sul conto della, ormai ex, fidanzata Soleil Sorge conosciuta negli studi di Uomini e Donne. A Luca era stata proposta la possibilità di essere squalificato dal gioco per potersi chiarire con la Sorge, opportunità che l'ex tronista ha rifiutato fermamente perché Soleil aveva offeso anche la sua famiglia e non aveva altro da dichiarare. Cosa devo chiarire? Non è nemmeno venuta in studio, vigliacca. Queste, tra le parole accese di Luca. Sembra però che, come dichiarato da Cecilia Rodríguez, in realtà i due si fossero organizzati in modo diverso, con Luca che avrebbe dovuto lasciare Soleil durante la serata di ieri. Inoltre la Rodríguez era anche a conoscenza dei messaggi scambiati tra l'ex tronista e la corteggiatrice Giulia Latini dopo la fine della trasmissione per un chiarimento finale. Che sia quindi tutto finto. A questo punto non sappiamo neanche se la frequentazione tra la Sorge e l'ex tronista Marco Cartasegna, che si era dimostrato attratto da lei sin dai tempi del trono del programma della De Filippi, sia reale oppure faccia parte della messa in scena architettata tra i due. Speriamo di scoprire tutta la verità sulla coppia più avanti.